Alla fine i lavori sono partiti con buona pace delle polemiche e delle diatribe politiche che hanno contrassegnato questi lunghi mesi dal crollo del tratto stradale di un anno e mezzo fa ad oggi. C'era anche l'assessore ai lavori pubblici, Angelo Dezio, particolarmente soddisfatto per la piega che ha preso la situazione. E appena arrivato nella frazione, il primo pensiero e anche il plauso è stato per la Protezione Civile e per i tecnici che hanno costantemente monitorato e tenuto sotto osservazione lo stato dei luoghi. Per il nostro lungomare è una giornata importante. Iniziano questi lavori, possiamo dirci soddisfatti perché forse la regione ci comincia un po' a voler bene e sappiamo pure che ci sono in iter altri progetti per il nostro lungomare. Avremo sabato la visita del nostro governatore Rosario Crocetta e sicuramente chissà se non facciamo una capatina qua a Scoglitti, perché lui tiene alla nostra città, anche se dobbiamo constatare che in questo periodo non siamo stati tanto ben voluti. Però pensiamo al futuro, pensiamo al meglio, pensiamo che questo lungomare dovrà risplendere, dovrà ritornare meglio di prima e sta a noi stare sempre sotto a battere cassa, come si vuol dire, perché sono problemi veri, perché non sono problemi che noi ci sogniamo, i fatti lo dimostrano. Tutta la nostra costa va attenzionata perché ci sono grossi problemi di erosione, quindi chiediamo al nostro governatore regionale, ai dirigenti e ai funzionari di prendere a cuore questa situazione, non chiediamo di abbandonare gli altri, però i nostri sono problemi veri, sono problemi reali, quindi stateci vicino perché la nostra zona non chiede chissà che cosa, chiede fatti reali, aiutateci e stateci vicino. No.